Bentornati in Stellaris. Allora, siamo sempre nel nostro angolino, sempre con le nostre navi. Avremmo la possibilità di tentare un attacco alle spalle dei nostri amiconi, ma in questo momento non hanno assolutamente possibilità di difendersi, a parte naturalmente... Questo potrei farlo? No, non accetteranno mai. Meno 1200, sì. A parte naturalmente i Gib, che in questo momento sono equivalenti a noi e superiori come ricerca. Quindi continuiamo così e vediamo cosa succede. In questo momento siamo carenti di consumer good, abbiamo un sacco di influence però. E mettiamo un po' di velocità nel gioco, se no non succede nulla. Ok. A questo punto il Senate Floor... La prossima cosa è Astra Study Network, che noi stiamo supportando, ci dà più 40 per la tech, più 20 station output, Starbase Upkeep più 10 e uno Planet Sensor. Stiamo anche ricercando, ricordiamo... Com'è che lo apro il coso scientifico? Penso così. No? Eccolo qua, Technology. Stiamo ricercando gli Orbital Habitat, che saranno, penso, la grossa cosa che proveremo a costruire in questa puntata. E naturalmente abbiamo anche questo tail clearing e questi cannoni che potrebbero migliorare ulteriormente le nostre navi. Allora, qui ora i nostri scienziati stanno andando avanti. Abbiamo sempre questo... Ok, sono arrivati i cannoncini. New. Cosa possiamo fare? Global Energy Research o Reactor. Cominciamo con la ricerca. 30 mesi, 74 mesi, 10 mesi, perfetto. Allora, cosa stiamo ricercando qua? E in automazione c'è probabilmente qualcosa da ricercare. Sta tornando a casa, ok. Allora, qui abbiamo degli spazi liberi, vediamo se possiamo mandarci a Krollstan qualcuno del mercato degli schiavi. Gli Zreg sono diventati cibernetici. Dicevamo, qui mancano tre lavori. E possiamo andare 1, 2. Perfetto, adesso mancano 5 lavori. Non ho capito come funziona questa cosa. Ok. Ah no, sono unemployed, non mancavano i lavori. C'erano troppi lavori. Ecco, bene. Ho cominciato a leggere anche le icone al contrario. Andiamo veramente bene oggi. Va bene, vediamo dove vanno. C'è questa base. Penso che ci siano comunque da espandere un po' di basi. Tipo qui possiamo mettere giù altri anchorage. Qui siamo a posto. Abbiamo un blocker levato. Fleet command limit più 2 non ci serve.
Facciamo questo. Ok. Qui abbiamo dei tail blocker da sbloccare, via. Ottimo. E abbiamo comunque consumato tutte le nostre tutti i nostri alloy. Transmission incoming. Discourse anticipated. Ok, vogliono un research agreement, va benissimo. Ci sarebbe da provare a vedere se abbiamo ancora qualche posto dove possiamo costruire. Ecco, qui ci sarebbe un aggiornamento, servono 75 di quelli a fare Rare Crystal, che non abbiamo ancora probabilmente. Construction complete. Ok. 256, 242, siamo abbastanza vicini. E qui manca ancora un sacco. Ok. Noi stiamo votando a favore, siamo 2-2, il più alti sono 14, quindi siamo ancora un piccolissimo impero. Come ricerche qua mancano 10 mesi, siamo sempre a 54 mesi dal nostro obiettivo della puntata, che sono gli Orbital Habitat, che dovrebbero permetterci di espanderci. E abbiamo intanto scoperto qualcosa probabilmente sul nostro pianeta natale. Vediamo se... Ok, possiamo costruire ancora un po' di roba. Facciamo un altro po' di questi. E un po' di energia. Ok. Qui possiamo fare un paio di case. Una di energia. Lì è a posto. Qui non c'è nulla che possiamo fare direttamente, ma vediamo se possiamo costruire qualcosa. Vabbè, questo è utile sempre. Gli administrative center non so bene se servono. Qui cosa possiamo mettere giù, che abbiamo portato gente a far niente. Centro di ricerca di sicuro. Holo Theater e un nuovo livello di questo. Facciamo un paio di questi. Perfetto. Abbiamo anche il Research Complex. Possiamo Unlock Component Shield. Che livello di shield è che devi sbloccare? Ma e proviamo a migliorare anche le nostre flotte. È tutto più o meno già qui da migliorare. E se c'è spazio, miglioriamo anche le nostre basi spaziali. Ok. Questo sempre per avere più spazio, più marine, eccetera, eccetera. Vediamo intanto qua come stanno ricostruendo la loro flotta. Ecco, sono già equivalent. Quindi probabilmente è stato saggio non entrare in guerra contro quattro nemici. Anche se qui bisognerebbe trovare il modo di entrare in una federazione in qualche modo. Qua sono in guerra contro... non so bene chi. Più
One dovrebbero essere questi, no? No, questi sono i Krensic, ma hanno tipo lo stesso logo. A questo punto potremmo anche provare a cercare di farci amici i Gip, o come si chiamano. Questi ricordiamo che sono dei... vassalli che in qualche modo stanno bloccando la nostra il nostro inserimento in questa federazione. Our research has progressed. Non capisco chi sia l'idol leader. Abbiamo comunque fatto l'hyper research qualcosa. A questo punto possiamo fare naval capacity più 30, assolutamente. Vedo che in qualche modo abbiamo recuperato i nostri lavoratori. C'è un sacco di roba da aggiornare. Proseguiamo con gli aggiornamenti. Holo Theater, avanti. E ok, stiamo continuando a costruire. Allora, siamo sempre in deficit di consumer good, ma non penso sia un enorme problema. Continuo l'aggiornamento delle stazioni spaziali dove è possibile. Allora, qui c'è spazio per altri anchorage, che forse a questo punto ci dovrebbero portare, dato che manca solo 6, dovrebbero portarci oltre il limite. 22 mesi alle nostre orbital habitations. Poi naturalmente serviranno un sacco di risorse per costruirle. Allora, l'antipirati in realtà adesso è ferma. Noi proviamo a farla funzionare, sta antipirati. Ok, abbiamo trovato qualcosa. Allora, fermati qua. Allora, questo deve essere return, no, move, patrol. Con questa stazione qua. Sì, ma non col giro largo. Ma perché deve fare quel giro lì? Vabbè, fai quel giro lì. Più o meno metà delle stazioni sono... Sì, no, però non c'è dentro la stazione importante.
Patrol qua. Patrol qua. Amo. Ma vabbè. Vediamo. Che questo non aveva ordini. Gli ho aggiunto. Sentiamo uno di questi inviati che avevo mandato a Gib a indagare su questa razza aliena, ma sinceramente mi sembra che il mondo l'abbiamo più o meno scoperto, quindi non ho idea di cosa possa essere. Tanto vediamo qua come funziona la riappacificazione. Malissimo. Però sono diventati inferior rispetto alla nostra flotta. Compenso questi sono diventati equivalent. Ancora 9 mesi per gli habitat. 7 mesi per gli scudi, che non so esattamente che tipo di ricerca siano. Spero che siano un livello di scudi rispetto a quello che abbiamo già. Ok, continuiamo a ricercare questa strana razza aliena, ma in realtà, ripeto, sono Star Hunter, sembrano cattivissimi. Quanti sistemi hanno? Purificatori pure. Sono Star Hunter, meglio stargli lontano. Meno male che sono dall'altra parte della galassia. Sembrano quasi una crisi di fine mondo. I Luwangs Van Moroder sono andati. Non so se sono stati distrutti da questa terrificante razza cattivissima. Abbiamo gli habitat. Allora, dopo gli habitat possiamo fare Weather Operation. E qui abbiamo Quantum Field Manipulation. E vediamo se possiamo effettivamente cominciare a mandare la nostra construction ship a costruire magari degli habitat. Che sono tipo megastructure. Servono 1147, abbiamo 300, ci vorrà qualche mesetto. Ok. Allora, penso che il livello di scudi sia utile a tutti. Vado con gli aggiornamenti, anche se questo probabilmente ci costerà non poco nel nostro tentativo di mettere da parte. Ecco, abbiamo beccato questa razza, no, Deep Space Drones, niente. Ships upgraded.
Ok. E a questo punto abbiamo nuovamente Naval Capacity. Ships upgraded. E quindi in una manovra completamente contraria all'idea di costruire un habitat, continuiamo a rinforzare la nostra flotta finché ci sono navi, possiamo avere potere e forse con il potere delle navi prima o poi potremo cominciare a discutere. Questi sono contro i Pion, che sono questi qua, penso, no? Non sono questi qua neanche. Questi sono stati occupati dai Jeep. Intanto io sto andando sotto su tutte le risorse. Vediamo se ho un po' di spazio per costruire altro cibo. Sarebbe utile. Che comincio a essere sotto un po' di troppe risorse. E intanto ho rifatto un sacco di alloy, ma li spendo ancora in navi. Sì, mi sa che questo giro non abbiamo gli habitat, però li abbiamo ricercati, quindi vuol dire che tra un po' possiamo cominciare a metterli in campo. Chiudiamo anche questo Ascension Perk. Cosa possiamo andare a recuperare? Vediamo quelli cattivi in fondo. Shared Destiny, Imperial Prerogative, Mastery of Nature, One Vision. Questo ci dà un sacco di difesa. Questo ci fa diventare amici di tutti. Defender of the Galaxy. Forse non siamo così vicini alla crisi finale, spero. Transmission incoming. Discourse anticipated. E vediamo chi vuole diventare nostro amico. Qui naturalmente questi sono in guerra, quindi non posso entrare nella federazione. Vediamo che effettivamente è molto forte il Guardian of the Galaxy come Ascension Perk, perché ci fa veramente diventare amici di tutti, come stiamo vedendo. Oh, abbiamo un'altra Council Agenda, wow! Infinite Opportunities. Allora, possiamo continuare a aumentare il numero di sit. Non so come sbloccare altri consiglieri. Monthly Unity, Power Projection, Job, Faction, Open Market, Fallen, Grow. Reselection.
Non posso rilanciare Expand the Council? Bene, e come si espande il consiglio dopo oltre due? E... ah, è in cooldown. Perfetto. Allora, che altro dobbiamo fare? Facciamo... questo è inutile. Facciamo questo. Parti commerciali. E andiamo avanti. Ok. Non andiamo avanti di molto. Fleet Organizer. Ok. Ci fermiamo qua per questo episodio. E nel prossimo episodio spero... dai, metteremo da parte qualche alloy per costruire le prime colonie orbitali. Per ora è tutto. E alla prossima.